Bentornati, fratelli di Tuberanza, in una nuova idea. Perché in quest'ultimo periodo vi sto tirando fuori nuove cose, nuove idee, tutte geniali per voi. Oggi abbiamo un Indovina l'età Anime Edition. Insieme, ragazzuoli, vai così! Ciao a tutti, ragazzuoli! Vai così, sì! Aspetta, Gianfra. Ciao a tutti, ragazzuoli, ciao! Cioè, noi abbiamo aspettato... Vai così, sì! Ti pensavi! No, vabbè, comunque, abbiamo aspettato tutto questo tempo per sta cagata di saluto. Bravo, Giuseppe! Allora, ascoltatemi. Potrete vincere veramente dei soldi qualora indovinerete l'età giusta dei personaggi. Avrete tre personaggi a testa da indovinare. Se indovinate, non perdete soldi. Se sbagliate, perdete soldi. Chiaro? Abbastanza, sì. Okay. Quindi ce li abbiamo già i soldi. Bene. Sì, allora voi partite tutti e due con 50 euro nella saccoccia. Se sbagliate li perdete, se azzeccate restate lì. Alla fine delle tre immagini, la cifra che vi sarà rimasta sarà i soldi che io vi darò. Ok? Prima di cominciare, ovviamente, pollicione all'insù per supportare questi video, dato che io sto mettendo a rischio 100 euro dal mio portafoglio. Grazie. Sono già miei, li sto già contando. Allora, Giuseppe, partiamo con te. Ok? Vai. Il primo personaggio è questo. Lui si chiama Aichi Sendo, dell'anime Vanguard. Conosci l'anime di Vanguard? Purtroppo... non ho visto l'anime di Vanguard, quindi purtroppo parto già svantaggiato. Ok. Nonostante questo, possiamo arrivarci almeno tendenzialmente comunque per il viso, perché mi sembra bravo un ragazzino. Allora, non io mi voglio... sembra un bambino. Io però, voglio aiutarti in qualche modo. Ti dico che lui, se vivesse nella nostra epoca, farebbe le superiori. Ottimo. Ok. Allora, le superiori si parte più o meno dai 15 anni in poi. 14-15 anni. Sì, più o meno sì. Io direi 15-16, non so se vuoi un numero preciso. No, voglio un numero preciso. Facciamo così, per me lui c'ha 16 anni, proviamoci. Signori, la risposta di Joseph the Gamer, per quanto ci fosse andato vicino, è sbagliata. Perché questo è Aichi della prima serie, che secondo le ricerche effettuate dovrebbe avere l'età di 15 anni. No, ma proprio stavo dicendo 15, 16, no. Quindi, raga, Joseph ci è andato molto vicino, perde i 50 euro e va sui 30. Adesso passiamo a Blazzi. Passiamo a Blazzi. No, dai, vabbè. Oh, Giuseppe, basta, smetti, hai perso, finiscila. Ok, ci siamo. Oh. Dai, è facile. No, bro, è facilissimo. Perché è facile? Non per me, però, va bene. Ma io so che Gianfranco non è un appassionato di My Hero Academia. Quindi lo so che se la... Ma eh? Bro, non ho mai visto un tuo gameplay. Non ho mai visto una story di My Hero Academia. È normale che te lo metto a te e non lo metto a Joseph. Perché lui lo so che le sa. Allora. Allora, Gianfranco. Ti dico, per quanto possa sembrare grande, lui farebbe, secondo le ricerche effettuate, le superiori. Quindi anche lui non è un ragazzino. Oddio, è il Midoriya della prima stagione. Sì, ragazzi, vi sento battere sulla tastiera per fare le ricerche su Google, vi annullo e vi faccio andare direttamente a zero, eh. Oh, io non ce l'ho le mani. Gianfranco. Ma è Gianfranco quello un po' più truffaldino. C'ho una penna in mano. C'ho un foglio qui. Niente, basta. Ti do un altro aiutino. Potrebbe guidare il motorino. Ok. Allora, ma che fa? Ma che gli dici? Oh. Calcolando che durante la prima serie, cioè all'inizio della prima serie, lui fa praticamente l'esame di ammissione, tra virgolette, per quella classe. Sì. Quindi mi stai dicendo superiori. Io Midoriya. Gianfra, non è una tua intro, eh? Direi. Facciamo 13. Facciamo 13, vai. 13 è la risposta che ha voluto confermare Blaziken. E a malincuore, Blazi, devo dirti che hai sbagliato. Perché secondo le ricerche, Midoriya nella prima stagione ha 16 anni. Minchia, 16 anni.
16 anni. 16 anni. Dovrebbe averne 15, bro, perché appena... Ah, no, quello funziona diverso in Giappone. A 16 anni, sì, ragazzi, secondo le ricerche, secondo le ricerche effettuate. Questi 13 anni incentravano proprio nulla. Effettivamente 13 anni non li dimostra proprio per niente. Va bene, ok. In Giappone Blazzi... non fanno 5 anni di liceo. Oh, Giuseppe, ma non me ne frega niente dei giapponesi, hai capito o no? Posso andare avanti o no? Scus. Anche Blazzi perde i 50 e si posiziona sui 30. Giuseppe, la prossima è per te, ci sei? Vai. Secondo me ci fai anche. Però andiamo. Eccolo qui. Signori, lo storico Monkey di Rufy. In Italia Rubber, in giapponese Rufy. Ok? Bene. Giuseppe, ti dico, questa può essere molto più difficile di quella di quello che può sembrare. È il Rufy della prima stagione. Ok? Ok. Allora, bro, io sono sincero. Sì. L'età di Cappello di Paglia, Rufy, come lo volete chiamare... Non la sai. Non la so. Immaginavo, perché io, raga, ho prima sondato un pochettino i vostri terreni e so... Chi sa più di una cosa e chi sa meno di un'altra cosa. Tu sai bene che io One Piece è una di quelle cose che devo iniziare a leggere. Ho guardato l'anime da piccolo, però episodi così sporadici. Quindi è una delle non mie grandi mancanze che recupererò. Okay. In ogni caso, io credo comunque che lui non abbia assolutamente... Cioè, non mi sembra credibile che lui tipo a 15 anni parte col veliero. Ok. Cioè, deve essere un po' più grandicello. Ragionamento giusto, ci sta. Però ti chiedo di andare un po' più veloce verso il punto. Secondo me personalmente lui è da una fascia dai 18. Non mi dare la fascia, dammi l'età. Provo a dire 18 anni, perché lui voleva partire subito, quindi appena fatto un'età più o meno grandicella. Ok, direi, quindi a meno che no, aspetta, posso ritrattare? Vai. Direi 20 anni, facciamo 20. 20 anni. Ok. Allora, ragazzuoli, non lo so. Joseph aveva detto all'inizio 18 anni e se avesse confermato i suoi 18 anni, no! Molto probabilmente avrebbe sbagliato di un solo anno, come la questione di Aichi. Quindi Joseph ci va sempre vicino, ma non coglie il punto. Secondo le ricerche, secondo molti forum, Rufy nella prima serie, quando parte, alla tenera età di 17 anni. Già, no. Ebbene, 17 parte. 17 anni parte, Giuseppe. Eh già. Signori, Joseph da 30 passa a 10 euro. Attenzione. Tocca a Blazzi. Blazzi. Vabbè. Sei pro? Guarda. Quindi metti quello facile. Guarda, qui, sì, glielo metto facile perché voglio proprio vedere. No. Voglio proprio vedere se qui cade un mito oppure no. Però no, non gliela posso fare così facile. Così fa. Sì, vado. No. No, è facilissimo, bro, per lui. Non puoi, lo stai favorendo. Continua alleanze. Ma sei un pentito proprio. Va bene, dai, allora. Vabbè, vado. Gianfranco, dritto. Vai dritto. No. Allora, devo solo stare attento a non farmi fare fesso dalla stanza dello spirito e del tempo. Vado dritto e dico 11, però sono indeciso poi per quanto riguarda tutti i ragionamenti della stanza dello spirito e del tempo. Allora, Blazzi è andato dritto su 11. Ragazzuoli, vado dritto a 11, ma sono indeciso fra il 10 e... Allora, 11... Vai, 11. Compiere. 11, vabbè. No, perché sennò stavo qua fino a domani. Raga, Blaziken, io contavo che questa la sapesse. E invece, mio caro Blazzi, questo è il Son Gohan nel momento in cui sconfigge Cell. E a quel fascio di storia aveva 10 anni. Non 11. 10, ma compreso la stanza o la... Oddio, no. Ma 10, vedi che forse... No, perché secondo... Perché fa un anno durante nella stanza. Ma secondo le ricerche, Son Gohan, quando batte Cell, quindi nel momento in cui batte Cell, ha 10 anni. Considerando la discussione che si stava creando, raga, abbiamo fatto un'ulteriore ricerca ed effettivamente a livello biologico Son Gohan avrebbe 11 anni per il tempo passato nella stanza dello spirito e del tempo. Ma a livello di anno, cioè nell'anno reale, dovrebbe essere 10 anni, giusto, raga?
Sì. Sì, sì, anagraficamente. Quindi, ok, quindi per il comune del Dragon Ball lì di Dragon Ball, sì. Vabbè, allora noi soffermiamoci su quello che effettivamente. Allora, diciamo che entrambe le risposte potrebbero essere giuste. Sì. Quindi allora facciamo così, sì. Gianfra, te la do buona. Va bene? Te la do buona. No, quindi... sempre l'alleanza. No, gliela do buona. Gliela do buona perché comunque ha ragione. Potrebbero essere tutte e due risposte giuste. Ok? Basta, ho deciso va così. Va bene, va bene. Dai. È giusto, dai, alla fine. Concordo che sono 11 anni, vabbè. Bravo Gianfranco. Quando mai? Ultima domanda per Joseph. O vince 10 euro o perde tutto. Bro, questa è estremamente difficile. Madonna. Lui è Lord Meliodas di The Seven Deadly Sins. Che so abbastanza per certo che tu non conosca benissimo e quindi non possa indovinare la sua età. Ti dico che non potrebbe essere in nessuna scuola, ok? Bro, questo c'ha roba come un tot di migliaia di anni addosso. Ok. Madonna. Vedi, sgamato, fra. Ok. Sgamato. Quindi, diciamo che ci sei. Okay. L'ho visto l'anime. Dammi un range. Che... Dai, ti accetto un range di età qua. Qua ti accetto un range. Gli darei in totale un migliaio di anni. Quindi dai 1000 ai 2000. Bro, non lo so. Bro, cioè non è che ti stai a scommettere la casa. O 1000. Dai, facciamo così. Io gli darei un migliaio di anni. Mo, tra 1000 e 2000 più o meno. Sì. Va bene, tra i 1000 e i 2000. Ok? Ragazzi, sì. Sembra incredibile. Ma questa volta Joseph ha sbagliato di nuovo per 1000 anni. No. Perché Lord Meliodas, secondo alcune ricerche, dovrebbe avere più di 3000 anni. Giuseppe, tu sei proprio un sasso in questo gioco. Ma come faccio a sbagliare di uno? Sempre di uno sbagli, sempre Gianfra, di uno. Ma ti rendi conto? Pazzesco. Ma no, ma allora i ragazzi probabilmente non so se mi avranno visto nelle mie reazioni, eccetera. Ma chi immaginava che sto coso piccolino c'aveva 3000 anni? Vabbè, ma perché c'è una storia parecchio dietro, lui è immortale. No, quanti spoiler, no, non dirlo. Va bene. Vabbè, ok, spoiler. Sono spoiler, li dovrò censurare. Vabbè, niente, ok. Andiamo avanti. Maronna, mi ha detto tutto, ha svelato tutto. Blazzi, io questa volta sti 10 euro te li voglio proprio far vincere. Ma sei un bastardo però. No, non puoi. No, non puoi. Lo sanno tutti a che età si parte. Ma questo c'ha allora... No. Ash Ketchum, 10 anni da una vita. Ash Ketchum 10. Della prima serie. 9 da una vita, 9. Ragazzi, io pensavo che questa fosse abbastanza facile. E invece, secondo moltissime ricerche, Ash Ketchum, al momento della partenza, ha 11 anni. Marò, Gianfra, che errore gravissimo! Wow, pensavo fosse avesse 9 anni, tipo. E lui è quello che gioca a Pokémon Master! Mamma mia! E che devo fare? Ma te li volevo proprio darsi 10 euro! Team lo rosso, sanno tutti. Basta. Lo sanno tutti team che rosso. Si parte a 11 anni. Va bene. Non mi interessa, team rosso. Allora, e soprattutto, ragazzuoli, Mirko, una precisazione. Sì. Lui veramente è stato confermato dai creatori e tutto quello che volete voi che lui avrà 11 anni per sempre. Lui non crescerà mai. Ah, sì, Giuseppe, ma tanto stai tranquillo che questo non ti aiuterà a riprendere soldi. No, esatto. Blazzi un po' di soldi li ha presi, tu no. Blazzi ha vinto 10 euro, tu Giuseppe stai a zero carbonella. Signori, io spero che questa tipologia di video vi sia piaciuta. Ho altre immagini da far vedere ai ragazzuoli. Mi raccomando, spolliciate come dei pazzi e se questi video vi piacciono, ve ne portiamo altri. Noi ci vediamo con i prossimi video. E mi raccomando, consigliateci nei commenti anche voi i prossimi personaggi. No, non me li consigliate perché sennò se li vanno poi a cercare loro. Quindi no, non li consigliate e ci penso io. Ciao! Ci ho provato. Ciao! Ciao, raga, ciao!